Ha chiesto di parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà per 8 minuti. Grazie, signora Presidente, Presidente del Consiglio Conte, membri del Governo, colleghe e colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori. Vede, signora Presidente Casellati, faccio questo appello anche ai cittadini perché, diciamo, in questo periodo di Covid, diciamo, sono sincero, la presenza in aula degli ospiti che prendevano posto sulle tribune è un aspetto che mi manca molto nella discussione qui, quindi mi auguro che presto, ecco, il Covid ci consentirà di poter riaprire questa porta verso l'esterno. È stata una discussione molto lunga e anche partecipata, perché solitamente la discussione generale è uno di quei momenti magari non troppo partecipati. Ho ascoltato tutti gli interventi dei colleghi, anche quelli di opposizione. Certo, l'opposizione fa il proprio mestiere, quindi è chiaro che non mi potevo aspettare, ecco, dei contenuti magari che condividevo in pieno, ma invece è accaduto che in alcuni degli interventi, che so, anche partendo dall'ultimo, quello del senatore Bagnai, del quale spesso, ecco, ho apprezzato alcuni passaggi, non sicuramente la parte finale, diciamo, ci sono delle parti che possono essere anche condivisibili. Poi c'è stato il senatore Candiani che, cioè, personalmente mi fa molta simpatia, però, Presidente, il senatore Candiani non ci dorme la notte, ce l'ha col Presidente Conte e col Movimento 5 Stelle. Viva serenamente, senatore. Altri interventi, quello della senatrice Pinotti, che tante volte mi ha visto in contrapposizione, ma è stato un intervento che in alcune posizioni ho ritrovato anche condivisibile, e perché no, quello del senatore Steger, ha fatto un bellissimo intervento che mi sento di condividere in pieno. E poi c'è una nota un po' di colore, no? C'è stato l'intervento del senatore Monti, che, prendendo proprio il resoconto nel suo intervento, fa riferimento ai senatori del Movimento 5 Stelle. Il senatore Monti, diciamo, che è seduto in uno scranno che è, diciamo, vicino ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Il senatore dice, via i cartelli, per cortesia, via. Ci fermiamo. Via i cartelli. Perché c'è la consueta foto con i cartelli. Non mi costringete a interrompere l'aula. Via i cartelli. Via, via, via i cartelli. Senatori Questori, per cortesia. Per cortesia, ancora con i cartelli, via i cartelli. Prego, senatore. Grazie, signora Presidente, le chiedo solo gentilmente di recuperare questi 2 minuti di interruzione. No, stavo dicendo, a proposito del senatore Monti, che durante il suo intervento fa riferimento a parlamentari del Movimento 5 Stelle, dicendo: sedendo tra i senatori del Movimento 5 Stelle mi sono fatto l'impressione che il MES non era un argomento impossibile, ma c'era bisogno di un impegno di pedagogia didattica. Ecco, vede, Presidente Monti, probabilmente le sarà sfuggito, ecco, forse è come dice lei, ma forse anche no, probabilmente questo percorso di ripetizioni di pedagogia didattica è quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo con lei, e prossimamente il prossimo passo sarà quello di votare con noi un bel no al MES, e il suo percorso di ripetizioni sarà concluso. Sì, si è parlato del MES. Allora, cominciamo a smontare queste fake news, no? Perché in tanti, soprattutto i cittadini fuori, hanno raccontato che oggi si votava il MES. No, oggi non si vota il MES. Quindi questa, diciamo, è la prima cosa da mettere a parte. Noi riteniamo, come Movimento 5 Stelle, che questo strumento sia uno strumento veramente d'altri tempi, cioè è uno strumento anacronistico, è uno strumento che non serve. Purtroppo mica oggi con il voto possiamo annullarlo, magari fosse così, ma purtroppo anche i colleghi delle opposizioni, che oggi anche legittimamente sono contrari al MES, però il loro partito
nel loro partito ci sono i padri e le madri del MES, perché nel 2011 in Europa andarono loro a votarlo e non il Movimento 5 Stelle. Quindi su questo condividiamo, colleghi, anche con l'opposizione. Poi dall'altra parte ci sta anche parte della maggioranza che legittimamente è convinto che questo strumento possa essere utile. Ma credo, così come più volte tutti quanti abbiamo detto, al momento opportuno il Parlamento sovrano si esprimerà se accedere o no al MES, e quella in democrazia sarà la decisione che l'Italia prenderà. Quindi soltanto un po' di pazienza ed aspettare. Noi riteniamo che questo strumento, che anche dal punto di vista del suono, MES, una parola che dal punto di vista comunicativo è una parola inespugnabile, dura, forte, cioè, probabilmente ci sono altri strumenti che finalmente l'Europa sta mettendo in atto, anche grazie e soprattutto al lavoro del Presidente Conte, diciamolo Presidente, della maggioranza, degli strumenti che sono più in linea per quello che è l'idea di Europa che il Movimento 5 Stelle ha. Il MES è figlio dell'Unione Europea. Noi siamo più per una comunità, qualcosa che va più vicino ai cittadini. In questo periodo difficile di Covid finalmente si è trovata quella chiave che era mancata in tutti gli anni precedenti, quella chiave che ci consentirà di avere un'Europa dei popoli, un'Europa che sia realmente vicina ai cittadini. Noi crediamo che questo percorso è possibile anche con le diversità che ci stanno in questo momento con la maggioranza. Vede, se oggi dovessi dare un titolo al mio intervento, direi, lo chiamerei voce di popolo, ma non perché io mi sento portavoce del popolo, ma sa, nei palazzi si chiamano voce di corridoio, nei giornali si chiama rumors. E devo raccontarle, Presidente Conte, un fatto che la riguarda, che qualche giorno fa mi è capitato. Un mio amico che ha una piccola azienda ittica, lui esce il pomeriggio, cala le reti, la mattina successiva porta il pescato in porto. Quindi uno di quei cittadini italiani che sa sulla propria pelle quali sono le scelte sbagliate, no? Sulla pesca o su questa roba lì. E lui dice sempre, senatore, io non ne capisco nulla di politica, io invece sono convinto che questo mio amico che si chiama Salvatore sia parecchio più competente di tante altre persone che stanno qui, ma non vi offendete, perché nella realtà aspetta è così. Presidente Casellati, le chiedo soltanto la cortesia nel raccontare questo fatto. Utilizzerò qualche frase in siciliano che immediatamente tradurrò per essere di comprensione da parte di tutta l'Aula. Questo mio amico, l'altro giorno, arrivando col suo pescato al porto, mi chiede sempre, senatore, come va? Qual è la situazione a Roma? Io cerco sempre di spiegare, sì, un momento difficile, ma sai, stiamo cercando di trovare delle soluzioni ideali per i cittadini. E lui mi dice, senatore, a vuoi sapere qual è la verità? Senatore, la vuoi sapere qual è la verità? Chi si vuole fare cari racconti al Movimento 5 Stelle? Per spendere i soldi, questi vogliono fare cadere Conte, il Movimento 5 Stelle, per spenderli ora i soldi. Dici a Conte di ir avanti, io un sava girare in arre, perché il popolo non è fissa, lui ha dietro il popolo. Dici a Conte di andare avanti e non girarsi, non voltarsi indietro, perché dietro il popolo ha capito il prezioso lavoro che lei sta facendo. Quindi a lei, Presidente Conte, do anche la mia personale, ma quella di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, solidarietà anche per gli indegni attacchi che in questi giorni stanno colpendo lei e le persone magari vicine a lei. Quindi vado avanti, Presidente, non si volti indietro. Poi un breve passaggio sulla maggioranza, perché mi sento in dovere di ringraziare tutta... Chiedo di recuperare quei 2 minuti, Presidente. Mi sento di ringraziare tutta quanta la maggioranza, perché questa mozione, che è frutto di una complessa discussione che si è fatta, è andata bene al Movimento 5 Stelle, è andata bene un po' a tutti, ma certo per qualcuno è un po' stretto. Devo ringraziare tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle, tutti, non escludo nessuno, perché anche quando non si è contrario, è qui in Parlamento, è qui nella democrazia all'interno delle forze politiche che si discute e si trovano dei punti di caduta che facili non sono. Non posso ringraziare però tutti quei colleghi di maggioranza che con giochetti che sono
usuali nei palazzi stanno mettendo in difficoltà questa maggioranza e i cittadini sicuramente non hanno bisogno di questi. No, senatore Renzi, non mi riferisco a lei, non mi riferisco a lei, sia sereno, stia a fianco a noi che si trova bene. Infine, Presidente, mi accingo a completare. Questo lo dico anche per i nostri detrattori. È vero, sul MES, diciamo, il Movimento 5 Stelle ha avuto un momento di estrema difficoltà. Lo sappiamo, è difficile, ma io credo, compagni del Movimento 5 Stelle, compagni di squadra del Movimento 5 Stelle, è arrivato il momento di prenderci per mano, anzi, prendiamoci per gomito, perché con le mani non possiamo, e andiamo avanti e non fermiamoci. Finisco, Presidente. In questi giorni mi riecheggia nella mente un'immagine. Ricordo il grande Dario Fo, che nel 2013, una piazza Duomo a Milano stracolma, fece un appello ad una giovane forza politica, che era il Movimento 5 Stelle, di cambiarlo questo paese. Ebbe a dire queste parole: fatelo voi per favore, fatelo voi per favore. E lo dico al Movimento 5 Stelle, è il momento di continuare, non di dividerci. Buon lavoro.